Amici di Calcio Pazzo 2, hai capito che è successo? È successo in pratica che il Cittadella, che già comunque si era ben comportato, ho notato una crescita nelle ultime gare, ma comunque a livello di gioco sempre, dopo la vittoria contro il Lecce, mi è andato addirittura a sbancare il Rigamonti. Non so se mi sto capendo da solo. E effettivamente poi ha anche tutto sommato meritato, perché si può dire che ha condotto la gara, ha avuto molte occasioni, soprattutto nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo tempo. Il bel gol, dirò al volo, di Finotto. E in pratica il Brescia, che comunque forse era anche stanco, per carità, io non me la sentirei di dire che il Brescia, che c'è un blackout o che è successo qualche cosa. No, perché poi lo si vede durante il corso della gara, soprattutto. C'è stato un risveglio un po' tardivo, però se noi andiamo ad analizzare gli ultimi 20 minuti c'è stato proprio un assalto a Forte Apace, sembrava di vedere il solito Brescia e ha avuto molte occasioni, mi viene in mente il tiro di Ndoye, il tiro di Torregrossa, lo stesso Torregrossa che non arriva per un attimo su un cross dal fondo, e lo stesso Alfredo Donnarumma che di solito tocca a mezza palla e fa 6 gol. E oggi ha avuto un paio di situazioni dove comunque non è stato lucido, per cui io la vedrei sì come un mezzo passo falso, ma che assolutamente non compromette questa marcia trionfante del Brescia verso la Serie A. Anzi, questi spesso devo dire che sono campanelli d'allarme terapeutici che serviranno a ritrovare la concentrazione già a partire dalla prossima gara. Non so che cosa ne pensate voi sotto, scrivetelo nei commenti. Io non ci vedo. Peccato non aver giocato. Oggi chi ha preso sta gara, secondo me, ha fatto veramente. Ha legato di scommesse, parlo. Ha fatto veramente la sua fortuna. Un saluto e sempre. Caccio paccio.